Allora, siamo qui con Mister Caputo, allenatore degli allievi, un attimino per fare il resoconto un po' della stagione degli allievi del Castrum Bianelli e un pochettino anche per rivedere la partita che è stata fatta domenica contro gli amici del Borgo di Matera. Dopo un'andata, una sconfitta qui in casa per 6-3, siamo andati a Matera e siamo riusciti a raggiungere un buon risultato con un 3-3 che ho saputo che è stato a dir poco clamoroso. Forse potevamo portare via anche i 3 punti. Penso di sì. Abbiamo fatto, penso, a livello sul piano tattico, la migliore partita del campionato. Parlo a livello tattico. Abbiamo preparato molto bene questa partita, perché sapevamo che era una partita molto importante. All'andata avevamo perso in casa, non eravamo al completo, come non eravamo al completo neanche domenica. Siamo entrati in campo concentrati, siamo entrati in campo, abbiamo con un approccio buono alla partita, eravamo rimaneggiati, e quindi penso che abbiamo fatto veramente un grande lavoro, una partita, torno di nuovo a dire, tatticamente perfetta. Penso che la motivazione sia stata tutto. Mister, abbiamo notato che questa domenica non ha segnato pan bianco. Ci troviamo qui nel nostro tabellino dei goleador della settimana, ci troviamo 2 gol di Libonati e Vincenzo e un gol dell'esordiente o quasi esordiente Libonati Diego. Quindi pan bianco non ha segnato, come mai? Beh, io devo dare, dobbiamo fare un plauso a Pambianco, perché l'ho chiesto di fare veramente un sacrificio sulla fase difensiva, ha giocato esterno, ha dato veramente una grande mano alla squadra, insieme agli altri, al gruppo, ha dato una mano perché, essendo rimaneggiati, mancando 2 ragazzi importanti come Davide De Luca e Dario Anastasio, ha fatto veramente un grande sacrificio a livello sul piano, sulla fase difensiva, e quindi dobbiamo, non era facile aiutare la squadra, perché una cosa è giocare esterno, una cosa è giocare pivot, e quindi ha avuto meno possibilità. Però dobbiamo dire che, anche se non ha segnato, ancora una volta ci ha dato una mano importante insieme, soprattutto sulla fase difensiva. Quindi un plauso, perché in questa maniera, con questa convinzione, si cresce e si va avanti, perché anche non segnando si dà un segnale di sacrificio e disponibilità per la squadra. Perfetto, quindi questo dimostra che il lavoro che viene fatto dalla società, quindi questa staffetta tra gli allievi e la C1, è molto importante. Il ragazzo si sta preparando per fare il salto di qualità magari per l'anno prossimo, e quindi, mister, le toccherà rimpiazzarlo e vedere un pochettino come fare. Allora, mister, mancano ancora 7 partite alla fine del campionato, e quindi si incomincia a pensare anche un attimino al prossimo campionato. Questa squadra penso che è cresciuta tantissimo e secondo me per l'anno prossimo può ambire anche ai primi posti. Cosa ne pensa? Beh, adesso pensiamo partita dopo partita. La prima che abbiamo adesso è domenica contro il Tricarico, e quindi proveremo già a fare qualcosa di importante con il Tricarico. Io ho detto ai ragazzi che abbiamo fatto bene, a settembre ci davano per una banda musicale, e adesso siamo diventati una squadra, sappiamo che cosa vogliamo in campo, sappiamo fare, diciamo, non al massimo, ma sappiamo che cosa vogliamo tatticamente, quindi qualcosa abbiamo migliorato. Niente, abbiamo fatto 22 punti, stiamo migliorando, adesso incontreremo il Tricarico domenico. Io penso che pensare partito dopo partito, più, io ho detto ragazzi, più riusciamo a mettere in cascina punti, più abbiamo fatto qualcosa di straordinario, qualcosa di più di un miracolo, perché sapendo che a settembre su 9 ragazzi, 3 ragazzi avevano fatto qualche campionato così e così, gli altri non ne sapevano proprio, quindi vuol dire che abbiamo fatto veramente un grande miracolo. Mister, guarda, un grande applauso a lei
e a tutta la squadra, perché penso che quest'anno ci state facendo divertire. Io guarda, le faccio l'in bocca al lupo per domenica e speriamo bene, però io penso che una vittoria l'avete già raggiunta, quella di costruire una squadra, incominciare a parlare di calcio incominciare anche a parlare di sport qui a Viggianello, che non è proprio veramente semplice. E un grande applauso naturalmente anche alla società per fare sempre meglio. Noi seguiremo la squadra domenica qui in casa, e poi magari vediamo un attimino se ci dà un piccolo accenno magari a qualche cosa che ha pensato per l'anno prossimo. So che in pendola stanno bolle tantissimi progetti, tantissime cose, lei fa parte anche della società, quindi speriamo che a Viggianello possiamo costruire una grande realtà insieme anche alla C1, e quindi un in bocca al lupo per domenica e speriamo bene. Grazie, grazie. Per domenica speriamo di fare bene, di vincere questa partita, perché non solo dobbiamo guardare un po' avanti, ma ci dobbiamo guardare un po' alle spalle. Questa squadra è dietro di noi, quindi vincendo l'allontaneremo un po' di punti di distacco, quindi è una partita molto importante. Poi per quanto riguarda il futuro, io penso che alla fine della stagione, finito le due attività sia con la prima squadra che con i ragazzi, ci siederemo, la società si farà un ragionamento di come affrontare il futuro, se ci sono le condizioni di affrontarlo, perché ci devono essere anche le condizioni. Quindi vedremo che cosa vediamo a fine stagione che cosa vogliamo fare. Ok mister, io la ringrazio e alla prossima. Grazie a voi. E sempre Forza Castro. Sempre, sempre. Grazie.